prego. Nica, siamo qui davanti la porta principale della chiesa comunale di Sant'Agostino. Stiamo di fronte al famoso portale di Sant'Agostino. Io stamattina, passando a piedi, ho notato una cosa. Ho notato dei segni blu sul leone, guardando la facciata del leone di destra, e mi sono soffermato, e molto probabilmente, perché segni blu, che poi fotografarli, che fino a pochi giorni fa non c'erano. Io sospetto, penso, non è che sono l'oracolo, che purtroppo la cattiva custodia e l'incuria abbiano fatto sì che qualche automobilista con una macchina di quel colore, facendo manovra, abbia urtato il leone, lasciando però scalfiture, danneggiandolo in parte, lasciando quel blu. Io però vorrei farti vedere il leone di sinistra. Allora, guarda Nicola, guarda. Allora, vediamo il leone di sinistra guardando la facciata, vediamo il fianco sinistro del leone di sinistra, tu vedi le zampe anteriori, il corpo, le ali, perché è un leone alato, poi la coscia e la zampa, di sinistra, inferiore, no? Sì. Posteriore, scusa. Poi vedi la parte sinistra del leone di sinistra, molto ben conservata. Sì. Cosa vediamo? Vediamo lo stesso, la zampa anteriore, l'ala, sì, la coscia e la zampa posteriore. Sì. Ottimamente o ben conservato, insomma, senza lesioni, però diciamo che non c'è una perdita notevole di sostanza, insomma, quindi l'opera si legge molto bene. Adesso ti dico cosa è successo stamattina. Allora, un attimo. Io stamattina, devo dire la verità perché non mi piace essere ipocrita o bugiardo, mi ero soffermato su quelle strie in blu, e quindi dico, ma come? Siamo arrivati al fatto che questo portale, che è di metà del 400, viene urtato, deturpato, senza nessuna cautela, ma anche senza nessuna salvaguardia, perché tu vedi che davanti al leone non c'è niente che lo protegga. Sì, però dottore, anche le persone che fanno retromarcia oppure fanno delle manovre qua senza curarsi di quello che c'è dietro. Certo, però se c'era un paletto avanti, insomma, questo è un monumento, è un'opera d'arte, questo è di metà del 400, è stato fatto da uno scalpellino di Fiandra sul disegno di Giuliano da Magliano. Comunque, diciamo che per varie responsabilità è successo questo. Allora, vediamo un attimo Nicola, questo è il leone di destra guardando la facciata, vediamo il suo fianco destro, una bellissima ala, la vedi, poi la puoi fotografare, e le zampe anteriori e posteriori e la coscia posteriore molto ben conservate. Però parlando con un mio amico, nome e cognome si può dire? No. Mi ha detto, ma guarda dottore, vieni un po' qua a vedere cosa c'è. Non c'è niente. Allora, il fianco destro del leone in pietra, disegnato dal Sansovino, è stato deturpato, e questo mio amico mi ha fatto notare di recente. Perché di recente? Perché mentre alcune piccole lesioni vecchie sono rese brune dal tempo, no? Sono scure, muschio, no? sono scure. Tu vedi che la parte destra del leone di destra, guardando la facciata, non c'è più l'ala, non c'è più la zampa anteriore, né la zampa posteriore, né la coscia. Allora io ti prego di fotografarlo. Sì. E ti prego, cioè io anche attraverso te, attraverso Radio R, sì, eccetera, vorrei chiedere, ma
chi è stato? Chi è stato? Quando è stato? Quando è successo? Qual è la responsabilità di chi? Scusa, poi faccio delle domande precise. La sovrintendenza dove sta? Le autorità locali e sovralocali dove stanno? Adesso parliamoci chiari, scusa, poi la fotografia non è. Questa è timidità del 400 di Giuliano da Magliano. Allora ripeto, la sovrintendenza, le autorità, ma le autorità religiose sono assenti? Dove stanno? Ai corsi di lingua medio orientale? Ecco, io non voglio andare oltre perché veramente sono arrabbiato. Estremamente arrabbiato. 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 Io, Nicola, vorrei concludere che questi nostri sopralluoghi, passeggiate, no? Non sono dettate da spirito di polemica verso nessuno, perché tra l'altro non sappiamo nemmeno chi sono con precisione i responsabili, però sono dettati anche da uno stato d'animo di frustrazione, cioè non si può andare avanti così. Questo è un patrimonio bellissimo di tutta la comunità e non è possibile che un'auto di colore blu, di colore rosso, di colore qualsiasi venga a urtare il leone del portale del 400, e non è possibile che una parte del leone, guardando la facciata di destra, sia scomparsa, cioè tutta la fiancata sinistra del leone di destra, cioè la zampa anteriore, la zampa posteriore, la coscia, l'ala, e non si sa quando è avvenuto il misfatto e se i pezzi sono da recuperare. Io ho l'impressione, e invito, come dico, le autorità religiose, quando hanno smesso i corsi di lingua medio orientale, la sovrintendenza, le autorità civili, a dare una spiegazione e soprattutto a porre la doverosa cura, non però a chiacchiere, nei fatti, di queste nostre opere, che, come dico, sono patrimonio di tutto. Io ringrazio Nicla, in particolare Radio R, per questa opera che anche voi fate, no? Di divulgazione e di sensibilizzazione. E noi ringraziamo lei come al solito. Prego. Dunque, in tempo di guerra questo portale fu protetto, una struttura in muratura, hanno fatto un muro qui, l'hanno proprio una fodera, ma di mattoni, non come si dice in foglia, ma a una testa. No, voglio, non messo così, ma per in orizzontale, quindi era ben protetta. Quest'ala c'era, non tutta, ma quasi tutta. Lì evidentemente questo è caduto. Quando non lo so, ma io me lo ricordo che c'era questo pezzo, non proprio intero, e già allora pensavo, ero giovane, ero ragazzo, pensavo, dico, qui si potrebbe ancora salvare, completare, con mettere un ferro di protezione, mettere un qualcosa, cosa che non hanno fatto, ma questa manca ormai, ma non da moltissimo, ma bastava mettere una staffa di ferro per proteggerla, anche se non era intera, ma ce n'era, ne mancava poca. Quest'ala mancava, ma non per molto. La sovrintendenza sicuramente conosce queste storie. Sì, ma la sovrintendenza c'ha tante incombenze. Guarda, Renzo, guarda. Questo è un peccato. Questa è Pietra d'Istria. Sì. Visto che ci sono dei lavori e dei restauri, no? E io faccio appello che questa parte almeno si cerchi di restaurarla. Non è nemmeno difficile restaurarla, perché c'è il modello lì. Sì, ma anche qua, lì. Guarda, Renzo, è anche uno scalpellino, non molto eccelso, ma un buon scalpellino, la sa fare. Voglio dire, siccome è bianca la parte, non è scura, fa pensare che è andata persa di recente. 10-15 anni. Sì, ho capito, secondo te. I lavori fatti ultimamente hanno inciso su questa perdita di sostanza? Non si può sapere. Hanno tolto il Padre Eterno, no? Eccetera. Sì, vabbè, l'hanno tolto per proteggerlo, per poi restaurarlo, per fare che cosa. Sì, però hanno fatto l'armatura, no? Hanno fatto qui dei lavori, no? Hai visto che hanno messo i ferri contro i piccioni?
Sì, questo l'ho visto. Quella bella copertura anche del portale. La copertura, no? Ma quella poi si può togliere, quella è di protezione, perché è una cosa leggera e poi provvisoria. Sì, sì, no, no, per carità, però io voglio solo dire, io non critico niente, io dico che qui, se tu ci pensi, qualche mese fa c'era un'impalcatura e non si poteva entrare perché c'erano dei lavori. Io mi domando se pochi mesi fa si sono accorti del guasto che c'era lì a Leone. Come no? Ecco, è così evidente che si sono accorti. Sì, si sono accorti, c'è una relazione, insomma, io questo chiedo, c'è una relazione, la sovrintendenza c'ha qualcosa da dire, le autorità ecclesiastiche possono dirci qualche cosa? È una curiosità di noi, caro Renzo, tu sai che siamo curiosi del patrimonio locale. Ma è un peccato, piangi il cuore a vedere una cosa del genere. Allora, si può auspicare che nel restauro si metta mano anche all'ala e al fianco sinistro del Leone? Sì, io credo, sono 9 anni che frequento in modo particolare questa zona di Recanati, perché ho mia figlia e i miei nipoti che abitano qua. Ora ho anche lo studio, l'ufficio qui di fronte, Claudio Filippetti. Perciò posso testimoniare che lo sfagliamento della, suppongo, Pietra d'Istria, del Leone, lato destro, guardando il portale, io me lo ricordo sempre così, almeno da 9 anni. Sì, la mezzeria è stata rotta o si è autorotta con il ghiaccio, probabilmente filtrazione di acqua, vedi questa fessura tiene qua, se l'acqua penetra qua, poi la prima ghiacciata è ovvio che la spacca. Questo è volevo dire come tecnico, no? Può essere anche che qualcuno ci andava a sbattere, questo non escludere. I lavori recenti non incidono su questo fatto, no. E siccome qui c'è un restauro da fare. Non credi anche come amministratore, come appassionato, che si possa restaurare? Sì. Io credo che l'invito che è stato fatto, io so questo, tant'è che nel mio piccolo, se posso, potrò contribuire, se non altro perché ci lavoro e mi piacerebbe rivedere questo portale come era. Primo mecenate abbiamo. Io ho detto nel mio piccolo, ma mi pare molto piccolo. È uno della cordata. Ma veramente, cioè, una dichiarazione. Ma l'importante è questo, che magari uno deve mettere 100 euro, mette 100 euro, ma se siamo in 100 a mettere 100 euro, abbiamo fatto i soldi per restaurare il portale alla grande, giusto? Questo bisogna capire, che bisogna darsi una mano se vogliamo migliorare e mantenere la nostra città, tutto qui. Ma questo è il concetto. Ci sono specialisti. Potrei raccontarle anche altri fatti di questo piazzale che lei vede ben asfaltato. Sì. C'era un vecchio progetto fatto dal sottoscritto per poterlo restaurare con il beneplacito della sovrintendenza e far rinascere il vecchio selciato in cotto, esatto, sui marciapiedi con l'arenaria, certo, e con l'arenaria su tutto fino davanti ai carabinieri. Purtroppo mi è stato ostacolato da vecchie e precedenti amministrazioni. Qui è la realtà. Per i costi? Per i costi? Per i costi non lo so perché. C'era da fare altre cose, cosa, però i soldi ne avrei messi io, non li avrei messi l'amministrazione. Era una controparte alle spese di urbanizzazione che io ho sostenuto e pagato per mettere a posto il mio studio a un ex cinema che si chiamava Vittoria. Lei è di Recanati? Ma certo. No, è di Castelnuovo. Anche lui. No, io Claudio ti voglio dire l'ultima cosa, che io apprezzo la tua iniziativa di ripristinare la pavimentazione antica. C'è però lo stesso problema lì nel piazzale San Carlo, lì in via Roma. Comunque ce l'abbiamo adesso, che l'amministrazione ha fatto ha proposto, l'hanno presentato ultimamente, io l'ho soltanto letto sui giornali, non ho partecipato, un progetto di risanamento di tutto il corso, cominciando da Monte Morello al Duomo, per ricostituire il selciato che è ridotto veramente male.
per tanti motivi. Quindi certo. Si pensa che anche lo spinato qua in Mattoni, sì, io spero possa che possano ripristinato, certo, perché certo, il cerotto, certo. Guardi, io in catrame nero non ci piace molto. No, dica a me. però faccio parte di uno studio di architettura, siamo in 10 là dentro satanati per avere una cosa bella, no? Però Claudio, ti voglio ricordare che lì in via delle Carceri, io Francesco Moroncini, sì, una parte, qui c'è il generale Morena che ha protestato, sì, allora è stata fatta, no, era in cotta, è stata asfaltata, sì. Eh? No, come no? Non è giusto dire questo. Sentiamo Morena. Allora, sentiamo Morena, ma io, ecco, insomma, per carità, Morena ci abita da qualche anno, io ci mancherebbe, soltanto io so, era stato fatto allora tecnico Marcuni, l'ingegnere Marcuni, Sandro, la prima parte, venendo da casa Garofoli, dove c'è il notaio adesso, fino di fronte casa del generale Morena, è stata selciata con mattone a spina fino a lì, poi è stato abbandonato perché non c'era più un soldo. L'altra parte era cemento, non spina di pesce, era cemento come c'è davanti Tartufari adesso, quella strada che viene giù, in giù, faccata, è stata tappata con il cemento, con il bitume, come è stato fatto qui, tutto qua. Però questo piazzale non era stato mai lastricato, perché da ragazzino, quando era la festa di Sant'Antonio di Porchi, che si faceva si faceva il tiro alla fune, la corsa dei sacchi, gennaio, l'albero della cuccagna, da ragazzini partecipavamo a queste bellissime manifestazioni, e qui c'era la breccia, qui davanti era breccia, proprio. Senti Claudio, su via Moroncini, cosa hai da dire di Renzo? Io non ci ho detto con un cartello, no? Sì, davanti a casa mia finisce la spina di pesce e c'è il catrame elettorale. Adesso ci sono delle cose che non tutto è perfetto, no? Certo. Capisce? Però io so che quella zona e questa zona va bonificata quando si bonificherà anche questa parte di selciato. Si parte adesso da casa Leopardi, ovviamente, si proseguirà fino al Don. Questo è. Non so adesso il progetto che cosa effettivamente preveda, ma è chiaro che se avessimo soldi alla grande ci sarebbe da fare veramente dei cavi ispezionabili sottostrada per mettere tutti i servizi sotto servizi, che significherebbe impiegare forse qualche decina di milioni di euro solo per i canati. Accontentiamoci, spero che sia rifatto un buon selciato consistente, siano sanate, diciamo, le possibili avvallamenti o cedimenti delle grotte strutturali, di conseguenza quando si restaura il selciato dovranno fare, spero, un'indagine conoscitiva delle tutte le cavità sotterranee. In effetti è un bel problema anche quello, perché è un bel problema, diciamo, che le grotte si può ovviare prima ancora di sistemare il selciato, certo, in modo che non ci troviamo il giorno dopo che con magari una pioggia che c'è ancora. Senti, ma adesso io sto facendo questi suggerimenti, ma siccome ho stima della gente che dirige l'ufficio tecnico con Peñavella, perché non sono degli sprovveduti, queste cose siano già state messe già. Però c'è una domanda da parte di qualcuno, è giusto per completare la conversazione. Qualcuno dice: ma adesso si fa la pavimentazione, poi un domani si mette mano ai sottoservizi, cioè si butta per aria tutto? I sottoservizi, io ho detto, la mia idea è non quella che un domani si mette, è che se avessimo un'abbondanza di soldi, ma immagino che ce ne vogliono talmente tanti, che nelle grandi città o dove c'è la possibilità di spendere, adesso le strade nei recenti storici vengono risistemate completamente e creati dei cunicoli ispezionabili, percorribili, sotterranei, in modo che la tubatura dell'acqua, del gas, del telefono, dell'energia elettrica e di quant'altro, però le dico, questo è il massimo che si possa fare, ma non so se riusciamo, me lo auguro, magari fosse, ma se l'hanno previsto e lo vogliono fare, dico, ma dove l'hanno preso i soldi? Perché che io sappia, da quel poco che so dell'amministrazione comunale, ricordate. Sergio, voglio accordare. Sono un canapo. Va bene, però io credo che l'Astea, che poi è lei che principalmente gestisce queste cose, tanti interventi li ha fatti in maniera oculata, in modo da provvedere
l'ultimo è stato quello della Telecom qui davanti, che ci ha scassato l'anima per un mesetto prima di Natale, però adesso sta tutto sottoterra e piano piano cercheremo di portare via tutti questi cavi aerei. Certo. Ma ecco, bisogna ci vuole un buon progetto, tanta buona volontà e soprattutto la collaborazione di tutta la cittadinanza, soprattutto su queste cose qui che sono importantissime. Capisce cosa voglio dire? Proprio queste cose qui è il portale, diciamo, sì, che è siamo il portale, qui davanti. È un emblema della chiesa di Sant'Agostino, sì, antichissima, sì, e quant'altro, che da quello che ho capito nemmeno con grosse cifre si riuscirà a recuperare. Sì, esatto. Allora, se un Claudio Filippetti qualsiasi dice bene, ecco 100 euro e poi c'è Sergio che è più potente di me, ne mette 200, addirittura 3, io metto il doppio, di quello che metteranno gli assessori e il sindaco il doppio e gli altri prelati regalatesi, allora siamo a posto. Ora Niklas, siamo qui all'inizio di via 20 settembre davanti alla famosa chiesa dell'Assunta con la facciata degli Jacometti, in particolare di Pierpaolo, perché davanti proprio c'è la chiusura, diciamo un tombino, forse dico male, comunque in metallo, della fonderia di Porto Civitanova, come hai fotografato, e del ventennio, con un fascio littorio in mezzo. Quindi con la nuova legge proposta recentemente da un deputato, io penso che per evitare reati le amministrazioni comunali e i sindaci dovranno provvedere a sostituire più in fretta possibile questi gadget del regime. Ora Nicla, siamo in via Calcagni e abbiamo altri due tombini con queste chiusure di fronte al giardino una volta dell'asilo Carradori e di fronte qui alla chiesa, alla fiancata della chiesa di Sant'Agostino. Quindi altri due tombini col fascio littorio che sono corpi di reato, quindi andrebbero sequestrati, eccetera. Allora, grazie a Nicla e a Radio R siamo qui per vedere alcune cose importanti e augurose della Recanati di un tempo. Stiamo qui nella piazzetta di San Carlo. Nicla ci ha fotografato il vecchio oratorio di San Carlo, che prima, secondo la guida di Don Cesare Fini, era una chiesa, e in particolare era la chiesa di San Severino. Don Cesare dice: sul piazzale stava la chiesa di San Severino, nominata nel 1249, fu parrocchia fino al 1452, essendo stata portata poi a San Vito. Nel 1613 fu sostituita con l'oratorio di San Carlo Borromeo e vi sono conservati due bellissimi candelieri in legno artisticamente intagliati e dorati, il quadro di San Carlo del pittore recanatese Giacomo Falconi e alcune reliquie. È privato, essendo annesso al palazzo precedente. Io però ho pregato Nicla di venire in questo luogo perché c'è un problema attuale. Ci saranno dei lavori prossimi, molto prossimi, qui in via Roma, e i lavori interesseranno del comune anche questo piazzale. Ecco, il piazzale presenta un problema. Una volta era pavimentato con dei mattoni a spina di pesce in cotto, non so quando poi in parte è stato asfaltato.
E adesso abbiamo in parte il pavimento in cotto, in parte di asfalto. Io non so come la pubblica amministrazione risolverà questo problema, cioè se asfalterà tutto oppure se ripristinerà il più antico pavimento in cotto. Ecco, questo è il problema. Siamo in via delle Carceri o via Francesco Moroncini, che tutti ricordano essere stato un grande leopardista e così via, e un grande letterato. E perché siamo venuti qui dopo aver visto Piazzale San Carlo? Perché qui di recente è stata creata la stessa situazione, cioè a dire, mentre prima c'era un cotto mattoni a spina di pesce, qualche tempo fa, mesi fa, ma non tanto tempo fa, le autorità hanno scelto di sistemare una parte della via che aveva bisogno di sistemazioni, ma non con ripristinando l'antica via in mattoni, in cotto, a spina di pesce, ma asfaltando. Quindi ci hanno asfaltato, ecco.